titolare dell'azienda agricola dal Massa Adriano e questo è mio figlio Christian. Facciamo parte della cooperativa dell'Agnello del Pago. La nostra azienda è passata alla pecora di razza Pagota già da 20 anni circa. Prima allevavamo bovini da carne e dopo ci siamo appassionati, abbiamo lasciato perdere quei bovini da carne e abbiamo iniziato pian pianino con la pecora di razza del Pagota, perché è una razza nostra, robusta, semplice da tenere. La nostra azienda, oltre ad allevare pecore, produce anche fieno e soprattutto cereali. Questo ci permette di allevare le nostre pecore utilizzando solamente i nostri prodotti, perfino di allevare gli agnelli che sono tenuti con la loro madre separati da gregge su lettiere fatte usando la nostra paglia. Una cosa che mi preme sottolineare è che allevare le pecore permette alla nostra azienda di mantenere pulita una 30 di ettari di territorio circostante, che è anche molto frammentato. Sono Fullin Alessandro, conduco un'azienda di allevamento ovino a Tambre e in tutto l'Alpago da 20 anni. È un'attività basata sul pascolo turnato. Noi abbiamo tante porzioni di prato e di pascolo che riusciamo a pulire nell'arco di 7 mesi estivi con le pecore in tutti i comuni di questa valle. Io ho circa 350 capi e in tutti gli allevatori che oggi sono riuniti nella cooperativa Fardima contiamo circa 2000 capi. La pecora al Pagota risale sicuramente all'anno 1000, quindi abbiamo un patrimonio genetico che percorre 10 secoli e questa è un'attività molto importante perché è uno degli elementi fondanti della biodiversità di tutto l'Alpago e il territorio limitrofo. La pecora al Pagota è una pecora a triplice attitudine, quindi carne, latte e lana. È una pecora da media taglia. La caratteristica più importante di questa pecora è la maculatura nel muso e negli arti. La maculatura che prende delle sfumature o verso il nero, verso il rosso, verso il marrone, testa di moro. E abbiamo anche un'altra caratteristica, che è quella di avere delle femmine che non hanno l'orecchio, non hanno il padiglione auricolare, che noi chiamiamo oche o mucche. Poi ci sono quelle che hanno l'orecchio corto, che le chiamiamo monghe. E poi la caratteristica di avere il vello pulito, bello chiaro, non maculato su tutto il resto del corpo. È una pecora che per la sua frugalità riesce con poca spesa ad alimentarsi e a produrre questo agnello meraviglioso e quindi si adatta ai nostri terreni di montagna e quindi è un animale che riesce con poco a trasformare un bene povero come l'erba in un bene preziosissimo, in questo diamante che è l'agnello. Io sono Ilari, assieme al mio compagno Franco gestisco la mia malga, la mia azienda che appunto si chiama Malga Ilari. Siamo in Veneto, in provincia di Belluno, nella meravigliosa conca dell'Alpago e in comune di Chies d'Alpago. Abbiamo circa 800 animali, tra cui yak, le vacche grigioalpine, gli asini, i maiali, i cavalli, ma l'allevamento principale è la pecora alpagota, che ne contiamo circa 600 capi. Gli animali li usiamo in maniera per tenere pulito bene il territorio. Dove riusciamo a entrare con i mezzi, che i terreni sono più pianeggianti, viene facciata l'erba, e recuperato il fieno per l'inverno. Dove invece ci sono delle pendenze, usiamo appunto le pecore, dove tengono pulito e ecco, così loro mangiano l'estate, mangiano l'erba fresca dei nostri prati, più noi tagliamo l'erba d'estate e la prepariamo per l'inverno e quindi è un prodotto genuino e anche l'alimentazione per gli animali è a chilometro zero. La pecora al Pagota è di triplice attitudine, ne ricaviamo la carne, il latte e la lana. La nostra azienda fa parte delle PPL, ovvero piccole produzioni locali. La parola stessa ci dice che piccole produzioni sono i nostri prodotti genuini e a chilometro zero. Sono Sebastiano Fullin, faccio l'allevatore da ormai 15 anni. Questa passione è stata trasmessa a me da mio papà nei primi anni del 2000, quando in Alpago ha portato questa razza, che era in via di estinzione, quindi è stata una bella sfida.
Vi ho portato oggi in Cansiglio a far vedere dove pascolano le mie pecore. Sono completamente allo stato brado adesso, mentre durante il giorno, quando seguo gli altri 10 gruppi di pecore che ho in alpago, stanziano all'interno di 7 ettari recintati con un recinto elettrosaldato. La cosa che mi piace di più di questa attività è appunto il rapporto che hai con la natura e soprattutto con loro. Sono, oltre che animali, sono molto più sensibili degli esseri umani. Con loro, oltre che a migliorare il territorio, perché ovviamente le porti dove attrezzature non vanno, vedi cambiare proprio il territorio. C'è una fatica dietro pazzesca, sono più di 12-13 ore al giorno. D'inverno il ricovero è fatto nei stalloni, in dei stalloni apposta al pago. Sono Lavina Urbano, sono il titolare dell'azienda agricola Lavina, che ho aperto circa 3 anni fa, ripristinata, diciamo, dall'azienda agricola vecchia dei miei genitori. Ho cercato di sviluppare praticamente questa azienda agricola sull'allevamento di cavalli, bovini e dell'agnello dell'alpago, chiaramente. Ho cercato praticamente di strutturare la mia azienda per i lavorati sull'agnello dell'alpago. Mi sono associato praticamente alla cooperativa Fardima, visto che, diciamo, la cooperativa attua una tracciabilità, diciamo, continua sul discorso degli agnelli dell'alpago. Dalla raccolta degli agnelli al successivo trasporto in macello e direttamente alla vendita, diciamo, nei vari ristoranti, anche i ristoranti di pregio, vista, diciamo, la qualità della carne dell'agnello. La cooperativa, diciamo, attraverso una serie di ordinativi raccoglie praticamente un tot numero di agnelli a settimana, va in macellazione in un macello qua vicino e dopodiché ritorna praticamente l'animale morto al laboratorio, diciamo, di proprietà della Fardima, dove lì praticamente vengono classificati, tracciati e dopodiché consegnati direttamente al cliente. Per quanto riguarda il mio gregge, che, diciamo, è ancora un po' esiguo, compone di una ventina di pecore e circa all'anno macello una decina di agnelli. Gli altri 10, diciamo, vengono selezionati per chiaramente l'accrescimento del mio gregge.